solito di presentare la nostra scuola. Avremmo tanto voluto prendervi per mano e portarvi per fare un giretto nelle nostre classi, ma il virus ce lo impedisce. Però noi non ci arrendiamo. La nostra scuola non si arrende. Il virus non ci fermerà! Sì, adesso arrivo, mamma! Ed eccoci qua! Se ci state guardando è perché state per scegliere per la prima volta da soli il vostro futuro. Già, ansia? Certo, avrete tante persone che vi consiglieranno, ma alla fine dovrete scegliere voi. Non preoccupatevi, ce la farete. Io non sapevo cosa scegliere. Non sapevo cosa scegliere, ero una ragazzina di terza media. Cosa ne sa una ragazzina di terza media del proprio futuro? Vennero in classe tanti insegnanti di diverse scuole superiori e ognuno a raccontarci di quanto era bella e importante la scuola dove insegnava. E più ne arrivavano, e più mi sentivo confuso. Non ho ascoltato gli amici che dicevano di andare in una scuola solo perché li studiava di meno. E allora ho lasciato le cifre dei sogni. Quello che diventerò ancora di preciso non lo so, ma vorrei essere preparata per affrontare qualsiasi strada. Vorrei poter cambiare idea mille, mille volte e non restare indietro. E sono sicuro che se sarò preparato potrò un giorno lottare anche contro un terribile virus. Eh già, pensa se coloro che adesso stanno preparando i vaccini non avessero studiato bene. Saremmo tutti a rischio estinzione. Forse anche tu potrai salvare delle vite umane o rendere la vita di molti più facile, interessante, magari divertente. Archeologo, insegnante, attore, ingegnere, dottore, scrittore, architetto, informatico, chimico. Perché no? Disegnatore di giocattoli. E ancora tante, tante, mille altre cose. Altre professioni. So che qui troverò la preparazione per il mio futuro e non solo per il mio. Non preoccupatevi, voi ce la farete. Chi l'ha detto che a scuola nostra si studia, si studia, si studia e non c'è tempo per altro?